segnale lanciato dalla sua amministrazione. E il progetto di ERA, Regala un albero alla tua città, nato nel novembre del 2012 per promuovere il passaggio dalla bolletta cartacea a quella online, legando il risultato alla piantumazione di alberi, ha raggiunto e superato le 50.000 adesioni. Ma vediamo il servizio. Con un anno di anticipo rispetto agli obiettivi iniziali, il progetto di ERA Regala un albero alla tua città per promuovere il passaggio dalla bolletta cartacea a quella online, legando il risultato alla piantumazione di alberi, ha raggiunto e superato le 50.000 adesioni. Partito a novembre 2012, ad oggi sono già quasi 53.000 le famiglie che hanno deciso di ricevere la bolletta in formato elettronico. Si è così raggiunto in un solo anno l'obiettivo fissato a 50.000 adesioni entro il 2014. Il che vuol dire che presto saranno quindi 1.000 gli alberi già messi a dimora, la metà di quanto previsto nell'intero progetto. La campagna di sensibilizzazione ha una durata quadriennale e si concluderà nel 2016, con l'obiettivo finale di arrivare a quota 100.000 passaggi a bollette online. Al posto della bolletta cartacea, i clienti riceveranno un file PDF nella propria casella di posta elettronica. La scelta è ecologica, si evita l'utilizzo di carte, vengono impegnate minori risorse per spedizione e trasporto, verrà premiata con la piantumazione di 2.000 alberi complessivi, uno ogni 50 adesioni, nelle aree individuate dai comuni che collaborano con ERA alla realizzazione dell'iniziativa attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione nei confronti della propria cittadinanza. La bolletta online porta benefici rilevanti rispetto alle tradizionali bollette cartacee, sottolinea ERA in una nota. Le circa 53.000 adesioni raggiunte permetteranno di evitare già ora l'utilizzo di oltre 1.250.000 fogli di carta all'anno. Con il raggiungimento delle prime 25.000 adesioni, nell'area di Bologna sono stati messi a dimora 65 alberi e oltre 100 saranno piantati entro la primavera 2014 nei comuni che hanno ottenuto i migliori risultati: San Lazzaro, primo assoluto in numero di adesioni al progetto, Bologna, San Giovanni in Persiceto, Granarolo e Pianoro. E adesso andiamo a teatro.